Ben ritrovati in primo piano il nuovo sviluppo per le aree industriali della provincia di Salerno, alla luce anche degli investimenti che si annunciano da parte del governo con il Recovery Plan. Ne parliamo con Antonio Visconti, che è il presidente del Consorzio ASI di Salerno. Benvenuto a 8 Channel, presidente, grazie per la sua disponibilità. Buongiorno, buongiorno e grazie mille a voi per questa occasione di chiarimento e divulgazione delle tante iniziative che stiamo mettendo in campo. Certo, parleremo anche di politica con le elezioni che si annunciano a Battipaglia, dove lei tra l'altro è candidato per il centro-sinistra, candidato a sindaco per questa sfida elettorale. Allora partirei comunque dalla questione delle ZES nel piano nazionale di ripresa e di resilienza. Sono stati inseriti proprio i progetti del Consorzio ASI di Salerno. Per voi sostanzialmente, Presidente, che cosa significa? Ma per noi significa prima di tutto il riconoscimento di un lavoro silenzioso e forsennato portato avanti in questi anni, quando il consorzio, in piena crisi di funzione e di identità, sembrava qualcosa da superare. E invece, grazie al grande impegno profuso dal sottoscritto e soprattutto dalla struttura tecnica a cui va il ringraziamento da parte mia e da parte di tutti gli altri, abbiamo immaginato che la precondizione per uno sviluppo delle aziende insediate nelle aree ASI e per il rilancio di queste aree come strumento di ausilio e di supporto al sistema imprenditoriale non potesse che essere quello di innalzare il livello di dotazione infrastrutturale e soprattutto migliorare le interconnessioni viarie e logistiche delle aree con i principali hub provinciali, che sono il porto di Salerno, quello che sarà l'aeroporto e ancora di più l'asse autostradale. Per questo noi abbiamo negli anni scorsi messo su delle progettazioni importanti, pur senza avere perfetta consapevolezza di quelle che potevano essere le linee di finanziamento a cui attingere, ma abbiamo ritenuto giusto e doveroso avviare una programmazione in uno ad una progettazione di questi interventi. Una parte di questi interventi in realtà già ci sono stati finanziati e sono già oggi dei cantieri aperti, perché in area industriale di Salerno soprattutto sono in corso, grazie al supporto della Regione Campania e del Ministero degli Interni, interventi importanti di riqualificazione dei sottoservizi stradali, del manto stradale, della pubblica illuminazione. È in corso il rifacimento di via Talamo, di via Tiberio Claudio Felice, di via Firmio Leonzio, di via Mecio Gracco, di via Ale De Luca, di via Acquasanta, quindi di tutte le arterie principali a supporto della zona industriale per il collegamento di questa con la tangenziale e anche con l'autostrada. Inoltre è già in corso di completamento un importante sistema di monitoraggio ambientale e di sicurezza con una videosorveglianza avanzata finanziata con dei progetti presentati al Ministero degli Interni nell'ambito del Fondo Legalità, che prevedono un avanzatissimo sistema di rilevazione targhe, rilevazione facciale, controllo delle emissioni in atmosfera, prevenzione di incendi, di scoppi. Quindi le nostre aree industriali, che hanno la peculiarità di essere perfettamente integrate nel tessuto urbano e nell'ambito di un contesto fortemente urbanizzato e antropizzato, devono rappresentare dei modelli di coesistenza tra contesto produttivo e contesto urbano e civile, e devono essere funzionalmente idonee a garantire tutte le migliori condizioni di sviluppo. Quindi avevamo in pancia altri 8 progetti molto importanti, tra cui la previsione di una stazione ferroviaria nell'ambito della zona industriale, perché considerato che Salerno è testa
di ponte dell'alta velocità nazionale dal nord verso il sud, e sarà testa di ponte dal sud verso il nord sulla linea da Salerno verso il Reggio Calabria, quindi da nord, diciamo, Salerno diventa nord rispetto a Reggio Calabria. Riteniamo che quella infrastruttura, che è l'architrave dello sviluppo economico e sociale italiano, debba poi consentire a chi arriva alla stazione di Salerno di raggiungere la zona industriale, siano essi lavoratori, procacciatori, fornitori o clienti. E quindi prevediamo una stazione ferroviaria nel cuore della zona industriale. Ecco, intanto Presidente, chiaramente lei in questa lunga analisi ha illustrato tutti quelli che sono i progetti che riguardano le aree industriali della provincia di Salerno. Quanto è stato importante anche il ruolo della Ministra Carfagna? Lei ha accennato al porto e all'aeroporto di Salerno, due infrastrutture credo strategiche per il futuro delle aree industriali, è così? Assolutamente, noi dobbiamo ricordare che queste aree industriali sono delle aree industriali ZES, quindi sono l'area industriale di Salerno e l'area industriale di Battipaglia, sono delle zone economiche speciali, il che significa che sono aree sulle quali si concentrano degli interventi aggiuntivi, degli interventi derogatori rispetto alle norme ordinarie, tra le quali poi rientrano anche l'area del porto di Salerno e l'area dell'aeroporto di Salerno. In queste aree già da tempo è previsto la possibilità per le istituzioni di introdurre dei meccanismi derogatori, dei meccanismi quindi di accelerazione di processi amministrativi e anche di creazione di agevolazioni particolari. E già da qualche mese, grazie allo sforzo eccezionale portato avanti dall'onorevole Salernitano, dal deputato Piero De Luca, sulle aree ZES di tutto il Mezzogiorno e quindi anche sulle aree della provincia di Salerno è prevista una defiscalizzazione per gli utili delle imprese nuove che si vanno a insediare in queste aree. Quindi già oggi noi possiamo rivendicare un elemento eccezionale, cioè che nell'area industriale di Salerno, nell'area industriale di Battipaglia, oltre che nell'ambito del porto e dell'aeroporto di Salerno, ma in termini di dimensioni anche più piccola la possibilità insediativa rispetto a quelle delle aree industriali, le aliquote fiscali sono dimezzate. Un'impresa che si insedia a Salerno, siccome a Battipaglia, versa le imposte sul reddito con un'aliquota dimezzata, quindi pari alla metà. E già questo è un risultato eccezionale. La ministra Carfagna ha il grande merito di aver creato nell'ambito del Recovery Fund e nell'ambito del PNRR, del Piano Nazionale Rilancio e Resilienza, un capitolo dedicato alle zone economiche speciali e quindi un'ulteriore missione specifica che vada a sostenere gli investimenti all'interno di queste aree ben delimitate, ben delineate, che debbono rappresentare un elemento di propulsione eccezionale per lo sviluppo economico poi di tutto il Mezzogiorno, perché le zone economiche speciali sono delle aree, zone franche, chiamiamole così, se, per rendere semplice il concetto, sono delle aree nelle quali è ammessa la deroga rispetto alle norme ordinarie al fine di accelerare fenomeni economici, far ritardare e recuperare la distanza che c'è rispetto al resto del paese, perché sono collocate nelle cinque regioni del Mezzogiorno, e quindi innervare il tessuto produttivo di una serie ulteriore di occasioni di sviluppo. Per cui all'onorevole De Luca il merito di aver avviato un percorso di riempimento di contenuti della ZES con la proposta di riduzione delle aliquote fiscali per le aziende che si insediano, alla ministra Carfagna il grande merito di aver capito che le zone economiche speciali che afferiscono al suo dicastero rappresentano un'occasione irripetibile di sviluppo, proprio perché vanno a favorire gli investimenti nelle aree dove il lavoro si crea e dove l'economia si crea, quindi in zone ben delimitate, e l'aver individuato una linea di sostegno, di finanziamento dedicato alle zone economiche speciali. Quindi davvero
in questo momento la provincia di Salerno, grazie a autorevoli esponenti politici, sta cavalcando tutte le opportunità di sviluppo per creare le migliori condizioni di attrattività e anche di favorire qui l'attrazione degli investimenti sia da parte degli operatori locali, ma soprattutto ci auspichiamo da parte di investitori fuori provincia, fuori regione o addirittura fuori nazione, che possono decidere di venire da noi e realizzare un progetto di investimento. Certo, certo, staremo a vedere. Intanto, Presidente, come dicevo in apertura, lei è candidato sindaco a Battipaglia perché ha deciso di scendere in campo, perché soprattutto Battipaglia deve voltare pagina rispetto all'amministrazione uscente, secondo lei? Ma io sono il presidente del Consorzio ASI di Salerno e il Consorzio ASI di Salerno vede in Battipaglia l'area industriale, l'area produttiva più importante della provincia di Salerno. Battipaglia ha una dimensione economica nell'ambito agricolo e nell'ambito industriale che la pone come area economicamente più forte dell'intera provincia. E Battipaglia stessa è una città sorta intorno agli insediamenti produttivi che già c'erano, quindi è un elemento da tenere ben in considerazione. Battipaglia non è una città accanto alla quale sono stati creati degli insediamenti produttivi, è il contrario. Sono gli insediamenti produttivi collocati qui a inizio Novecento, dalla fabbrica Baratta al tabacchificio, allo zuccherificio e poi la grande industrializzazione degli anni 60 dopo i moti di Battipaglia. Battipaglia è famosa per aver avuto dei moti ricordati che hanno visto anche perdite di vite proprio per rivendicare delle battaglie sul lavoro, e in seguito a quei moti l'arrivo di una industrializzazione importante, la SMAE Pirelli, la Face Sud, la FOS Pirelli, oggi Prismian. Quindi è una città che è sorta dal lavoro delle persone che qui trovavano occasioni di lavoro e che quindi qui hanno deciso di impiantare la propria casa e far crescere la propria famiglia perché qui trovavano occasioni di sviluppo, e quindi è una città che deve essere votata alla creazione di occasioni di lavoro. Siccome la centralità degli interventi della fase di uscita dalla pandemia e di rilancio del sistema paese passa soprattutto per il rilancio dell'alta velocità e passa soprattutto per lo sviluppo economico del tessuto privato e produttivo, non esiste altra realtà in regione Campania e credo anche nelle altre regioni che è così centrale nell'ambito di questo ragionamento. Per questo una nuova classe dirigente, una nuova generazione, non solo anagrafica ma per mentalità politica, la meglio Battipaglia, queste eccellenze che per troppi anni sono state un po' dimenticate e anche mortificate da una classe politica non all'altezza di questo territorio, ha deciso di metterci la faccia, ha deciso di scendere in campo e ha deciso di assumere sulle proprie spalle la responsabilità del futuro, non ritenendo più essere giusto e legittimo lamentarsi per demeriti altrui. Occorre rendere adeguata alla potenzialità di questo territorio e alla strategicità di queste aree la classe dirigente che deve rappresentare questa comunità per cogliere al meglio le sfide che il futuro ci attende e che vedono Battipaglia essere un crocevia di tutto il sistema economico meridionale nell'ambito dei piani di sviluppo, e soprattutto per finalmente poter far svoltare pagina a questo territorio che si è un po' troppo ripiegato su se stesso e isolato, ma questa è terra di grandi battaglie di lavoro, di grandi battaglie, certo, di civiltà e di emancipazione. Quindi certo, vogliamo che... Lei, Presidente, ha messo a fuoco tante questioni che sicuramente saranno affrontate nel corso della campagna elettorale. Intanto noi la ringraziamo per questo intervento nella nostra rubrica. Avremo sicuramente altre occasioni di confronto in vista anche e soprattutto del voto a Battipaglia, dove lei sarà impegnato in prima persona. Grazie ancora e buona giornata. Grazie mille.
Allora, abbiamo concluso. Io ringrazio Regia per noi, Aldo Fenizia, e grazie naturalmente a quanti ci hanno seguito. Arrivederci.